questa i problemi che abbiamo di bilancio, ma tutti noi siamo consapevoli che questo servizio debba andare avanti. Abbiamo cercato però di far quadrare sia le esigenze di mantenere questa offerta qualitativa elevata, mantenere sempre lo stesso livello di occupazione del personale impiegato, ma abbiamo anche cercato un po' di far quadrare i nostri conti sgangherati, passare in questo termine, e abbiamo cercato di verificare rispetto alla riduzione di un'ora più 30 quanto variasse il montante complessivo di costi non solo a carico del comune, ma tutti quanti i costi complessivi. Ovviamente non abbiamo solamente un risparmio delle unità lavorative, ma anche un risparmio delle utenze, ma c'è da fare una precisazione. A nostro avviso, dando concessione i mobili di proprietà del comune, il rischio di impresa deve essere in carico totalmente a chi gestisce queste strutture. Per questo motivo una indicazione che abbiamo dato all'interno dell'emendamento e diciamo anche di tutta la proposta di concessione è che il concessionario possa sfruttare a pieno regime tutte quante le ore disponibili, non solo l'orario che viene definito. Vi spiego, molto spesso si verifica che già dalle ore 16 non ci sono più bambini. Allora, perché il comune deve mantenere determinati costi? Beh, queste sono cose che sono state verificate e a nostro avviso, ricordo che non si può intervenire in aula, ok? Grazie. A nostro avviso il concessionario può. Silenzio. Grazie. Il concessionario può utilizzare queste ore servendo ulteriori servizi. In questo modo, ad esempio, si possono organizzare dei corsi di inglese, si possono organizzare dei corsi di musica, si possono organizzare delle attività sportive. Ovviamente chi ha la possibilità di sostenere questi servizi, che parlo dei genitori, è giusto che paghi più rispetto invece a chi ha la possibilità, cioè non ha questa possibilità, ovviamente avrà il servizio previsto dalla legge fino alle ore 16:30. Abbiamo anche rivisto le fasce tariffarie che erano state aumentate dal commissario straordinario. In questo modo il valore minimo è di 270 euro, aumentando ad un valore massimo invece che è di 4,85, scusate, il costo annuo per redditi che comunque sono superiori ai 70.000 euro. In questo modo abbiamo inteso realizzare un meccanismo di perequazione sociale, perché è giusto che chi non ha possibilità paghi di meno rispetto ad oggi. Quindi anche la riduzione di 1:30 serve a far pagare meno le persone che non hanno un ISEE alto. Questo è di fondamentale importanza e serve anche a far pagare di più coloro che hanno un ISEE invece alto. Quindi il meccanismo della perequazione passa attraverso un sistema di redistribuzione del pagamento del programma di utilizzo dell'asilo e a nostro avviso il concessionario dovrà essere in grado, perché parliamo di una gara, quindi questo verrà sottoposto a gara, e il concessionario dovrà essere in grado di utilizzare gli spazi che sono di proprietà del comune, che vengono messi a disposizione del concessionario per fare anche un'attività di impresa, quindi torna a ripetere servizi aggiuntivi che la collettività potrà scorrere. Tutto questo passa attraverso le vie del bilancio, perché negli anni passati si è discusso molto del costo di questi asili nido d'oro e
questi asili che è addirittura più alto del settore privato. Bene, noi ci siamo fatti carico di questa situazione, abbiamo cercato, come ho detto all'inizio del mio intervento, di far quadrare sia le esigenze che all'amministrazione di ridurre il costo del contributo che viene dato dal Comune, perché noi potevamo anche fare un'altra manovra, signori consiglieri, potevamo azzerare il contributo che diamo, che ricordo attualmente il costo sostenuto dal Comune per l'anno scolastico è di 493.257, con questa manovra passerebbe a 378.216, quindi con un risparmio di 115.000 euro. Ma non è tanto che, continua a ripeterlo, l'intervento che abbiamo fatto a riduzione del costo, è proprio dare la possibilità al concessionario di usufruire in maniera totalmente libera e autonoma dell'orario aggiuntivo, così come fanno per dare i servizi in più e per ridurre alle fasce meno abbienti il costo di accesso del servizio. Grazie. Grazie a te, assessore Coni.